vola in transizione la VL, la tripla di McCree! Eric McCree! Si fa vedere, Abbas non riceve Vitali, preferisce andare da Hamilton, che in avvicinamento alza per Gerald Beverly. Giamenegas si difende dalla partenza lungo la corsia centrale di Blackmore, che è sbagliata, ma c'è l'ennesima correzione di Egidius Mokevicius. Poi va da McCree la terza tripla della partita, anzi la quarta tripla della partita di Eric McCree. L'uscita dall'area di Abbas, servita dalla quinta nella sua partenza, palleggio, arresto, tiro! Di puro talento il canestro di Avudu Abbas. Nell'angolo lo scarico per David Moss, e il capitano della Germania non sbaglia praticamente mai. Ne è entrato Diego Monaldi, che scambia con Zanotti, palla messa nelle mani di Blackmon, ennesima tripla ed ennesimo canestro di James Blackmon. La partenza di Vitali, lo scarico nell'angolo per Abbas, che ha spazio, Avudu Abbas! Ha spazio per trovare la prima tripla della partita. Getz su 58 a 52, il ribaltamento per Blackmon nell'angolo. E sono 6 in fila per James Blackmon. Nell'angolo la quintana chiuso, riapre per Sacchetti, che ha tanto spazio per andare al tiro. Brian Sacchetti rimette tutto in discussione. Dunque 68-66, la quintana sulla sirena del terzo periodo. La bomba di Tommaso la quintana. Si torna fuori da Vitali, che si alza per la tripla. E tanto per cambiare, quando il momento della partita è delicato, guarda un po' che si fa vedere Luca Vitali, come riprende il match. Se Pesaro riuscirà a trovare il primo canestro del suo quarto periodo dopo 4 minuti, ci prova e ci riesce in avvicinamento Eric McCree. Blackmon chiude il palleggio, spara da 3 punti! Vitali va a lavorare con Andrea Zerini, suo tiro in avvicinamento! Torna a vincere e per di più lo fa in trasferta, lo fa sul campo della vittoria di Berta Spesaro, che di sconfitte consecutive adesso ne va ad assommare 4.